Ciao a tutti, sono Rui. Allora, sapete che uno del metodo di cottura più importante, più usato nella cucina cinese, è proprio la cottura al vapore. Credo che tanti non lo sanno, ma in realtà la cottura al vapore è una cottura che può essere usata su tutti i piatti praticamente. Quindi se volete preparare piatti di carne, di pesce, di verdura o anche una zuppa, si può sempre usare la cottura al vapore. Quindi nel video di oggi volevo presentarvi un pasto completo, quindi dal riso bianco, forse oggi non faccio il riso bianco ma il riso colorato. Facciamo il riso insieme anche dei piatti d'accompagnamento, dal secondo alla verdura, alla zuppa, e lo facciamo tutto con la cottura al vapore. È uno del metodo più sano, più digeribile, anche meno, diciamo, oglioso, meno pesante e anche molto facile e semplice da preparare. Ora andiamo subito a vedere come si prepara il pasto al vapore. Andiamo! Prepariamo intanto del riso. Io il riso oggi non faccio solo il riso bianco, ma come vi dicevo aggiungerò anche un po' di riso venere da formare, diciamo, un riso vapore di due colori. Il riso prima di cuocere va un po', diciamo, lavato, perché il riso al vapore sarebbe meglio se riuscite a togliere un po' di amido di riso, è per quello che andiamo a lavare del riso prima di cuocerlo. Sì, il riso che sto usando ora è il riso jasmine, che è il mio riso preferito per cuocere, diciamo, riso al vapore. Allora, una domanda che mi fate spesso è quanta acqua aggiungere per cuocere il riso, diciamo, al vapore in bianco. Di solito, se usate ad esempio una ciotola come questo per prendere del riso, una ciotola di riso dovete aggiungere acqua, una ciotola e altri un quarto del bicchiere di acqua. Un altro metodo è ancora più facile: noi di solito come cinesi, quando mettiamo dentro del riso in un recipiente, l'acqua deve arrivare circa un centimetro in su del riso. In questa maniera deve essere già perfetta. Ora aggiungiamo dell'acqua. Ecco, far arrivare l'acqua praticamente circa un centimetro sopra il riso. Allora, il riso è quello che richiede più tempo di cottura, quindi andiamo a metterlo dentro per prima. State attenti a non scotarvi. Il riso ci vuole circa 25 minuti per la cottura, quindi intanto lo lasciamo dentro a cuocere. Preparo intanto uno dei piatti di carne. Oggi preparo le alette di pollo marinato con funghi shiitake. Le alette di pollo vanno intanto tagliate, divise, diciamo, la parte più grossa tra le ossa per una cottura più facile. E poi come ingredienti di base aggiungiamo un po' di zenzero, un po' di cipollotto e ho usato anche 5 pezzi di funghi shiitake. Il pollo va un po' marinato, circa 20 minuti. Prima di metterlo a cuocere al vapore aggiungiamo un po' di sale, un cucchiaio di salsa di soia, mezzo di vino di riso, mezzo cucchiaio anche di salsa ostrica. Massaggiamo un attimo per farlo penetrare dentro gli ingredienti. Aggiungiamo poi anche un cucchiaino di fecola di patate. Ora aggiungiamo anche tutti questi ingredienti, condimenti. Massaggiare e lasciare tutto marinare circa 20 minuti. Dopo che le alette vengono ben marinate, lo spostiamo sempre nella mia ciotola che ho preparato per la cottura al vapore. Sì, devo ammettere che io le ciotole le ho comprate un po' troppo piccoline. Di solito lo faccio nel piatto, quindi con piatto è anche più, diciamo, hai più spazio per gestire il piatto, no? Ma siccome oggi ho detto, bah, devo fare video, volevo 4 piattini carini da presentare, allora le ho sostituite in queste piccoline. Quindi quando preparate a casa potete usare perfettamente anche il piatto più grande, ecco. Bene, ma appena sono riuscita a mettere dentro tutto, ok? Allora, il secondo piatto che vado ad aggiungere da cuocere insieme al riso è la carne. Questo ci vorrà circa 20 minuti di tempo per la cottura. Ecco, lasciamo cuocere insieme.
Un altro piatto che preparo è il budino di uovo. Il budino di uovo è un piatto che facciamo molto spesso nell'ambito familiare, molto amato anche dai bambini, quindi in questa ciotolina vado ad aggiungere due uova, aggiungiamo un po' di sale, andiamo a batterlo e aggiungiamo anche un po' di acqua. Ho aggiunto circa 100, sì, la mia ciotolina è un po' piccolina, oddio, ok, ho aggiunto circa 100 ml di acqua. Adesso bisogna uniformare l'acqua con la ciotola. Credo che era meglio se battevo intanto in un'altra ciotola più grande e poi spostarla qui, vabbè. Quando l'avete reso uniforme, andiamo a chiuderlo con una pellicola. L'ultimo piatto che vado a preparare invece è cavolo bianco, cavolo cinese con un po' di tofu. Allora, siccome il cavolo cinese contiene tanto liquido, quindi dopo con la cottura al vapore esce fuori, diciamo, il suo liquido e diventerà praticamente quasi come se fosse una zuppa, o forse meglio un piatto con un po' di liquido, ecco. Andiamo a salare un po', basta pochissima salsa di soia sul tofu, un quarto di cucchiaio, vabbè. Aggiungiamo un po' di pepe bianco e anche un po' di polvere di essenza di pollo o glutamato, come volete, perché questo è un piatto, diciamo, abbastanza delicato, solo di verdure e tofu, quindi arricchiamo un po' i suoi umami. Allora, la mia pentola non è così grande da poter farci stare quattro piatti, allora ne ho preparato un altro, lo metto in questo piatto, mettiamo il nostro uova e anche il tofu. Questi due hanno bisogno di circa 15 minuti per la cottura. Ok, torniamo dopo a vederli. Il riso si sta già un po' gonfiando, non so se riuscite a vedere dal video. Qui siamo già circa dopo 15 minuti, vedete che il riso si sta già gonfiando, si sono diventati cotti e si, diciamo che è veramente esagerato con la porzione, ecco, il pollo sta uscendo dal suo piatto. Qua invece è solo appena 5 minuti, quindi non vedo ancora grandi cambiamenti. Fate attenzione a non aprire spesso quando cuocete al vapore, perché quello che rende cotto il cibo ovviamente è vapore, no? Quindi se lo aprite in continuazione si perde il vapore. Ora i nostri piatti sono già pronti, ora spengo il fuoco e vi faccio vedere. Wow, caldissimo, sì, ecco. Sono bellissimi, sembra quasi un muffin di riso. Oh, scotta. Ok, il tofu e l'uovo, adesso li sposto fuori. Ora questo possiamo togliere intanto la pellicola. Ok. Wow, vedete che belli! C'è praticamente tutto al vapore e ti esce fuori già con verdura e uova, carne e anche il vostro riso. Vedete, questo invece è praticamente quasi una zuppetta. Ecco. Nell'uovo, di solito prima di mangiare, noi aggiungiamo anche un cucchiaino di salsa di soia. Lo taglio intanto così per farlo penetrare. Praticamente l'uovo così ha la consistenza quasi di tofu, è super tenero, è veramente un piatto, lo facciamo spesso anche per i bambini, magari quando cominciano con le che possono mangiare i primi nella fase di svezzamento, ecco, se possono già mangiare l'uovo, questo è proprio ideale. Ovviamente per i bambini magari non serve mettere neanche la salsa di soia. E anche un po' di olio di sesamo. Ecco. Se avete la possibilità potete aggiungere anche qualche erba cipollina verde per dare un tocco di colore. Su questo mi ero dimenticata, potevo mettere anche qualche goji. Tanto il goji si può mangiare anche così. Aggiungiamo un paio di goji, giusto da dare un tocco di colore. Allora, che ne dite del mio pranzo tutto a vapore?
Allora, che ne dite di questo pranzo sano, leggero e veloce? Provate, fatemi sapere. Buon appetito! Ciao ciao!